questo confronto fra lei, cioè tra la Chiesa italiana che lei rappresentava e un laico come il Presidente del Senato sulla laicità dello Stato, un tema oggi dibattuto sia nel mondo cattolico ma soprattutto anche nel mondo non cattolico. Sì, credo che la ricerca di una nuova laicità, chiamiamola così, mi sembra essenziale e ricca di promesse per il futuro del nostro paese e dell'Europa. È capace di cambiare, ecco, il volto sia del cattolicesimo, nel senso di renderlo più presente nella società, più capace di dialogo, ma soprattutto o anche cambiare il volto della tradizione laica, nel senso di una laicità che non è ostile al cristianesimo, ma anzi trova nella storia del cristianesimo la sua linfa vitale più indicata, più vera. Lo scenario cambierebbe, ecco, in un incontro di questo tipo. Io sono fiducioso, ecco, che la situazione ci imbone di dialogare, la situazione ci impone un incontro costruttivo di qualcosa di nuovo.